Meridiana la seduta. Deputati in missione complessivamente sono 123. Come risulta l'elenco depositato presso la Presidenza sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Al primo punto dell'ordine del giorno, in seguito alla discussione della proposta di legge 2212A, principio della tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Ricordo, nella seduta del 29 marzo si è conclusa la discussione generale, i relatori e il rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Ricordo altresì che è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Pellegrino ed altri, numero 1. Passiamo quindi all'esame di tale questione pregiudiziale. Avverto che i tempi per il relativo esame sono computati nell'ambito del contingentamento relativo alla discussione generale. A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di 10 minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di 5 minuti. Illustra la questione pregiudiziale di costituzionalità Pellegrino ed altri, numero 1, l'onorevole Sannicandro, che però non è tra noi, mentre chiede di parlare l'onorevole Mazziotti di Celso, che non sembra essere tra noi. L'onorevole Sannicandro però ci ha raggiunto, forse, sì, ci ha raggiunto, quindi gli do la parola per illustrare la pregiudiziale. Prego, onorevole Sannicandro. Onorevole Sannicandro, prenda la parola. Scusate, Presidente. Egregi colleghi. Ah, onorevole Sannicandro, chiedo scusa, a questo punto approfittiamo così lei prende tutte le carte e tutto quanto, perché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-20 minuti previsti all'articolo 49 del nostro regolamento. Prego. Egregi colleghi, un referendum chiarì con molta determinazione che l'acqua è un bene comune. Con quel referendum, cui parteciparono milioni di cittadini, fu chiarito che l'acqua non è una merce, che i servizi pubblici essenziali, tra cui l'acqua, l'erogazione dell'acqua, non devono essere posti a gara, cioè l'erogazione deve avvenire attraverso enti pubblici. Ora, e che a sua volta nella determinazione della tariffa non si deve tener conto di quella quota che remunerava il capitale al 7% degli investitori. Si trattava